L'insurrezione di Genova è definita dagli storici l'insurrezione modello. Come ha scritto Paolo Emilio Taviani, fu certo la più brillante e fortunata insurrezione cittadina di quante da Parigi a Varsavia a Belgrado si siano avute nella Seconda Guerra Mondiale. Le conseguenze della vittoria genovese risultarono decisive per la fine della guerra in Italia. L'insurrezione della città e gli eventi che ne derivarono furono una valida degna risposta al monito di Mazzini. Più che la servitù, temo la libertà offerta in dono. Le truppe tedesche vennero imprigionate dalle formazioni partigiane, il che aveva naturalmente un fortissimo impatto simbolico, cioè vedere le truppe tedesche che fino a pochi giorni prima spadroneggiavano in città sfilare come prigionieri fu un'immagine che i genovesi non poterono dimenticare. In questa casa di Bavaria hanno vissuto a lungo i miei genitori, la mamma con il mio fratello grande, e qui è nato anche il secondo fratello, e i nonni, i genitori di mio padre, che erano loro che avevano in passato affittato la casa. Hanno vissuto a lungo qui perché nell'estate, primavera, estate e inizio autunno del 44 sono vissuti a lungo, anche per scampare in parte ai bombardamenti di Genova che in quel periodo erano molto intensi. E da qui la mamma con le altre donne, papà era spesso in giro, non c'era tanto e veniva a dormire più raramente, e si rifugiavano nelle delle specie di grotte che ci sono nel RIAC che passa qui davanti a casa, ma soprattutto si sentivano abbastanza sicuri perché papà frequentava il paese ed era amico delle persone del paese da quando aveva 20 anni, e c'era una grande, si aiutavano tutti, sia per il problema del mangiare, per darsi consigli, per avvisare quando c'era qualche rischio imminente. E soprattutto il sostegno di tutta la popolazione è stata una cosa che sempre ci hanno raccontato i nostri genitori, e probabilmente si sono salvati papà, la mamma e tutti quanti grazie anche a questo. La solidarietà per Taviani, oltre alla verità, alla giustizia e alla pace, fu il valore centrale della resistenza. Solidarietà ed amicizia da contrapporre alla discriminazione e al razzismo. Ricordando le drammatiche vicende dell'ascesa del nazismo e della guerra, così scrive: «Mai più. Nulla meglio di queste parole può porre termine alla grave tragedia voluta dall'uomo e riversatasi sugli uomini negli anni 30 e 40. Gli ufficiali e i soldati delle SS naziste, che hanno compiuto stragi e massacrato vecchi e bambini in diversi luoghi d'Italia e d'Europa, non sarebbero giunti a tanto se non si fossero abituati a sterminare gli ebrei, tutti, anche i vecchi e soprattutto i bambini. Qui sta il nodo che fa epocale la tragedia, il razzismo. Mai più». Durante la guerra, nel gennaio del 1941, Taviani si era sposato con Vittoria Festa, conosciuta all'Università di Genova. In oltre 60 anni di matrimonio, la coppia avrà 8 figli e tanti nipoti. Taviani è una persona molto impegnata in politica. Aveva degli ideali forti di democrazia, di libertà, di rispetto alla persona umana, e aveva un atteggiamento molto, come posso dire, molto dominante nei rapporti con la sua famiglia. Era legatissimo alla moglie e ai figli, che però non amava mai che questi fossero in qualche misura, come dire, influenzati dal ruolo politico di Taviani importante. Perché la regina Rosalinda, la moglie di Riccardo, non ha fatto sapere a nessuno di aver avuto un figlio.
un figlio che è nato pochi mesi dopo la partenza di Riccardo. Alla fine della guerra il nonno Nando ha incominciato, ha introdotto in famiglia la tradizione del teatrino con i marionetti, con i fili piccoli di, diciamo, di dimensione, perché c'era in Liguria, c'è stata sempre una tradizione di marionetti in teatrini della città. E allora il nonno insieme a papà avevano fondato la compagnia dei due T. C'era sempre un dramma un po' semistorico e spesso Goffredo di Buglione, Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terre piaceva tantissimo perché c'erano il buono e il cattivo in contrapposizione e finiva sempre in positivo con i buoni che vincevano. E alla fine c'era la farsa con Baciccia, che era ricchio signore, Baciccia sarebbe Giovanni Battista, a Genova veniva detto Baciccia, e Sinforosa, la domestica, che era un po' dura di udito e quindi capiva male le cose che le venivano richieste. Su questo equivoco papà giocava moltissimo per far ridere e ci è sempre piaciuto, a noi prima, poi ai nostri figli e poi all'ultima generazione dei nostri nipoti. Taviani diventa un personaggio nazionale subito dopo il 45. Lui è eletto alla Consulta, che era quell'organismo creato prima delle elezioni del 46 ed in qualche misura di consulenza per il governo, quindi diventa subito un personaggio nazionale. Poi nel 46 viene eletto alla Costituente, diventa uno dei protagonisti della Costituente, diventa segretario nazionale della Democrazia Cristiana, trasferisce, mi sembra, nel 47, quindi subito dopo, la sua famiglia a Roma, quindi lui non ha avuto un periodo di presenza genovese dopo la guerra totalizzante, però lui non ha mai perso i rapporti con Genova e il suo riferimento è Bavari, dove i genitori italiani avevano comprato una casetta da contadini e che lui ha conservato come suo punto di riferimento. Veniva frequentissimamente a Genova e si occupava delle situazioni genovesi, sia del partito sia della città. E lui si occupa molto della viabilità in Liguria, le grandi autostrade, il porto, eccetera. Ma guardò anche con attenzione particolare alla viabilità minore, a quella che collegava i vari paesi con il centro. E dava due motivazioni di questo suo interesse particolare. Una motivazione di carattere generale, diceva, durante la dittatura contro le grandi città. I piccoli paesi sono stati abbandonati a se stessi perché non contavano. In democrazia tutti sono uguali, quindi contano anche i paesini e quindi occorre dare una certa rilevanza. Ma aggiunse un'altra cosa, cioè lui riteneva che ci fosse un debito di riconoscenza dello Stato italiano democratico verso le popolazioni dell'entroterra, che furono poi la condizione per cui la resistenza armata potesse avere successo. Con la Resistenza, l'Italia ha ricevuto nel 1945 un patrimonio politico e morale, una preziosa eredità riconosciuta e ammirata da tutti i paesi civili. Che cosa ha insegnato la Resistenza agli italiani? Che cosa ha insegnato a noi tutti? Ci ha insegnato che il frutto più prezioso che dobbiamo osservare è quello della libertà. Senza libertà non c'è pace, senza libertà non c'è democrazia. Cerchiamo di mantenerla, di conservarla, di consolidarla. Si deve difendere e consolidare ogni giorno, conquistare ogni giorno. Questo, direi, è l'insegnamento per i giovani. Per gli anziani l'insegnamento è di non dimenticare. La Costituzione della Repubblica Italiana nasce dall'accordo delle forze antifasciste. E questo accordo si è cementato, è maturato durante la Resistenza. Certamente posizioni come quelle di Taviani, che vogliono mantenere l'unità all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, ha aiutato la nascita di questa unità. Unità che è così forte, non possiamo mai dimenticarlo, che quando nel maggio del 1947 si rompe l'unità governativa, i comunisti e i socialisti vengono cacciati dal governo di De Gasperi, tuttavia la Costituente andò avanti perché la Costituzione approvata nel dicembre del 1947, mentre la rottura governativa avviene nel maggio
nel 1947. Quindi questo spirito unitario è proseguito anche in quei mesi, certamente con qualche maggiore difficoltà. E questo mi sembra che sia una cosa importante da sottolineare, perché su questo spirito unitario Taviani ha sempre molto insistito.